Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mi senti? Forte e chiaro. Va bene, allora tra un po' ci facciamo un cenno e partiamo.
Il cammino verso i giochi del Mediterraneo di Tarragona inizia dall'Abruzzo. Siamo a Chieti, siamo al Pala Santa Filomena, amiche e amici della Pallamano, da Matteo Aldamonte. Una buona serata. Italia contro Turchia, seconda gara di giornata per l'Adriatic Cup, prima gara, la gara del debutto per la formazione azzurra allenata da Riccardo Trillini, che vede avvicinarsi giorno dopo giorno l'appuntamento, l'esordio ai prossimi Mediterranei, ai giochi del Mediterraneo in programma dal 22 giugno al 1 luglio prossimi a Tarragona in Spagna. Azzurri inseriti nel girone a tre squadre in compagnia di Croazia ed Algeria, passano le prime due dritte verso ai quarti di finale, un obiettivo tangibile per la squadra di Riccardo Trillini, che torna in campo dopo quanto di buono fatto vedere a gennaio nelle qualificazioni ai campionati mondiali. Una squadra quasi al completo, quella su cui può fare affidamento il direttore tecnico azzurro, che in panchina sarà affiancato da Hernani Savini e da Sergio Palazzi. L'unica assenza di rilievo è quella di Pablo Marrocchi, infortunatosi nei giorni scorsi, indisponibile per la verità anche il pivot azzurro, il pivot della nazionale Martin Doldan, anche lui indisponibile in questa sfida. Dunque sono due i giocatori di cui Trillini deve fare a meno. Dall'altra parte c'è la Turchia, anche la Turchia come l'Italia in questa Adriatic Cup prepara i giochi del Mediterraneo. Sono due su quattro squadre che hanno un obiettivo reale, ovvero proprio la partecipazione ai giochi del Mediterraneo, e dunque anche la Turchia si prepara con attenzione per questo appuntamento. E andiamo a vedere le squadre, iniziamo proprio con l'aiuto della grafica dalla nostra squadra, dalla formazione italiana guidata da Riccardo Trillini, Fovio, Ebner e Postoni, il trio dei portieri, poi Pivetta, Stabellini, Marrocchi, Radovcic, Moretti, Bulzamini, Turkovic, Argentin, Venturi, Scata, Rasperti, Maione, Parisini, Sonnerer e Iballi. Questa è la formazione dell'Italia, formazione guidata come detto da coach Riccardo Trillini, in panchina con lui Savini e Palazzi. Dall'altra parte invece la formazione della Turchia, anche qui con l'aiuto della grafica per la Turchia, con il numero 26 Yunus Osmul, poi a seguire con il numero 16 Gözkun Gökpete, con il numero 22 Taner Günay, numero 3 Alp Eren Pektas, numero 19 Baran Nalbantoglu, numero 24 Halil Ibrahim Öztürk, numero 6 Doruk Pelivan, numero 5 Honur Ersin, numero 18 Enes Kumusok, numero 11 Dormus Hali Tinkir, numero 7 Omer Ozan Arifoglu, numero 77 Özgür Sarak, numero 17 Görkem Bitter, numero 13 Hugur Erselian, numero 48 Kagan Öztürk, numero 10 Mehmet Demirezen. Questa è la formazione turca, a guidarla dalla panchina il coach Ilker Şentürk. Direzione di gara italiana, perché siamo naturalmente in un torneo, questa Adriatic Cup giunta alla sua prima edizione, che si svolge qui proprio in Italia. Coppia italiana dunque, Simone Zendella e Stefano Riello saranno i fischietti di questa sfida. Al tavolo Giovanni Bardella. In precedenza, nella prima gara di oggi, il punteggio è stato di 29-22, con cui l'Ucraina ha battuto la formazione della Lettonia. In quell'occasione coppia arbitrale anche in quell'occasione appunto italiana, formata dai signori Simone e Monitillo. Nel momento della presentazione delle squadre viene presentata in particolar modo ora l'Italia, come dicevamo in precedenza, Italia che scende in campo per confermare quanto di buono fatto vedere a gennaio nelle qualificazioni ai campionati mondiali. In questa Adriatic Cup peraltro gli azzurri rincontreranno nuovamente l'Ucraina, che era stata battuta, era stata superata nel girone di qualificazione mondiale. Due vittorie oltre a quella contro l'Ucraina, l'Italia aveva battuto infatti, lo ricordiamo, anche le isole Farer, un girone di qualificazione poi disputato a Bolzano e che aveva premiato la Romania del tecnico Xavi Pasquale, che aveva ottenuto il pass della qualificazione. Ora inni nazionali, iniziamo dall'inno della Turchia. Thank you.
Questo era dunque l'inno della Turchia e ora è il momento degli azzurri, inno d'Italia. L'inno d'Italia qui alla Pala Santa Filomena di Chieti, che torna ad ospitare una nazionale azzurra. Non avveniva dal 2014, dalla gara che aveva visto l'Italia femminile in quell'occasione giocarsi le qualificazioni, le chance di qualificazione ai playoff dei campionati mondiali del 2015 contro la formazione dell'Islanda, azzurre che uscirono sconfitte. In quell'occasione peraltro sulla panchina dell'Italia siedeva coach Never Rupets, che si è laureato quest'anno campione d'Italia con la sulla panchina della Iomi Salerno e che tornerà a guidare l'Italia, notizia proprio di queste ore, a guidare la formazione italiana femminile in occasione dei giochi del Mediterraneo di Tarragona, mentre naturalmente Riccardo Trillini continuerà da direttore tecnico a seguire in prima persona le vicende della nazionale maschile e a coordinare naturalmente il lavoro per quanto riguarda le selezioni azzurre. Per nello specifico, per quanto concerne l'Italia maschile, tutto quasi pronto per il fischio d'apertura. Vedremo con quale formazione coach Riccardo Trillini deciderà di schierarsi dall'inizio di questa gara. Tra le novità, ma che ormai non lo sono più in realtà, perché parliamo già di conferme, da vedere cosa accadrà tra i pali. Trio di portieri con l'esperienza, la classe di Vito Fovio, ma occhio anche alla coppia di giovani Postogna, classe 93, Domenico Ebner, classe 94, il primo reduce dall'ultimo semestre con la maglia del Capodistria, ha fatto vedere ottime cose nel campionato sloveno il portiere originario di Trieste, mentre Ebner, portiere italo-tedesco, che aveva fatto un esordio col botto nelle qualificazioni mondiali, stupendo tutti e conquistandosi soprattutto la fiducia dello spogliatoio, fiducia della squadra, la fiducia degli appassionati della pallamano, dei tifosi della maglia azzurra, ha vinto la seconda Bundesliga ottenendo la promozione nella prima Bundesliga, nel massimo campionato tedesco, con il suo Bietigheim. E dunque ricordiamo, questo è un obiettivo raggiunto di altissimo livello, perché la Bundesliga è senza dubbio tra i campionati in questo momento ai vertici d'Europa, lo è ormai da anni per la verità la Bundesliga, ai vertici della pallamano europea, assieme in questo momento probabilmente solamente alla Ligue 1 francese e alla Liga Asobal spagnola. Starting 7 per Riccardo Trillini con Radovcic esperti sulle ali, poi il centrale è Dejan Turkovic, ricordiamo l'assenza forzata per infortunio di Pablo Marrocchi, sulla linea il pivot sarà Andrea Parisini, dall'inizio Bulzamini e Moretti, è il duo dei terzini completato poi e diventa un trio dal già citato Turkovic. Tra i pali inizia Vito Fovio, dunque l'esperienza di Turkovic, Radovcic e Fovio mischiata con la gioventù e la freschezza atletica e mentale di Parisini, Moretti, Bulzamini, esperti da vedere tra le new entry, e questa è una new entry assoluta, Andrea Argentine, classe 95, giocatore in forza al Malo, reduce da un'ottima stagione con la maglia del Malo, guidato da coach Fabrizio Ghedini. È iniziata la gara, attacca l'Italia da destra a sinistra dei vostri schermi in maglia azzurra, si difende in maglia bianco-rossa invece la Turchia. Primo possesso della partita per gli azzurri, Moretti
con un incrocio subito chiamato in causa Parisini, che lascia il pallone d'appoggio a Alessio Moretti, va in elevazione, poi Bulzamini subito alla rete dell'Italia, battuto Göktepe, il portiere della Turchia, è una classe 88, portiere che milita nella formazione dell'Ankaraspor, ha disputato quest'anno la Challenge Cup, è arrivato fino agli ottavi di Challenge, il gol l'ha messo dentro invece Bulzamini, giocatore del 95, ha debuttato nella nazionale seniores proprio sotto la guida, sotto la gestione di coach Riccardo Trillini, è un terzino del 95, reduce peraltro dall'esperienza con la maglia del Saint-Marcel Vernon nel campionato francese, nella seconda lega francese, nella Pro League. Però la Turchia ad attaccare, vedete che Argentini viene impiegato come secondo difensore, c'è subito un tentativo, buona la chiusura però proprio di Argentini sul tentativo di servizio su Demirezen, il pivot della Francia e della Turchia, c'è la segnalazione di passivo, Ersin che deve liberarsi però della marcatura, e ancora il pallone dentro per Demirezen che prova a girarsi, ha subito fallo, ancora segnalazione di passivo su questo attacco turco, Pelivan che riceve il pallone, stacca lui dalla linea, tocca Fovio ma il pallone finisce in porta, prima rete della partita anche per la Turchia che si sblocca dopo 1.55, 1-1 il risultato, e subito i direttori di gara Zindali e Riello impongono all'Italia di ripartire dal punto esatto, al punto di battuta dopo aver subito il gol, 1-1 il punteggio, siamo al secondo minuto di gioco, l'Italia che fino ad ora sta procedendo con pazienza, questo è il secondo attacco sulla difesa schierata degli avversari, ancora come in precedenza chiamiamo in causa Parisini, il pallone proprio per il pivot azzurro, attenzione allo scarico Radovcic, poi il tiro cercato e vincente di Carlo Sperti che riceve un ottimo servizio da Dejan Turkovic e arriva alla rete del 2-1 quando andiamo verso il terzo minuto di gioco. Ottima l'azione combinata dell'Italia con l'uscita di Andrea Parisini che poi era stato il destinatario del primo passaggio con cui l'Italia aveva cercato di finalizzare, il pallone è stato rigiocato molto bene dal pivot originario di Vigevano che poi ha rimesso in gioco i compagni, è arrivata la rete di Carlo Sperti, tentativo di virgola ma Fovio è attento e fa sua la palla, poi subito il lancio per Dejan Turkovic che porta avanti in palleggio, alza la testa Turkovic, la palla larga per Sperti che ha spazio per prendersi la conclusione, pallonetto, rete di Carlo Sperti, 3-1 anzi per l'Italia al terzo minuto di partita, molto bravo Carlo Sperti, l'ala destra del Conversano e ora c'è un tiro dai 7 metri perché su questa rimessa veloce da parte della Turchia Erselian si trova tutto solo sulla linea, viene chiuso in ritardo da Andrea Parisini, ci sono gli estremi per un tiro dai 7 metri con la Turchia che andrà dalla linea con Görkem Bicer, il quale si incarica della battuta. Bicer contro Fovio, è il gol della Turchia per il 3-2, meno 1, ridotto lo svantaggio da parte dei nostri avversari che trovano la via del gol con questo tiro dai 7 metri. Turkovic subito sul tentativo in velocità dell'Italia, c'era stato un invito proprio di Turkovic all'indirizzo di Parisini, è stato fermato da un'attenta difesa della Turchia, possiamo comunque riprendere a giocare dopo un 9 metri. Moretti, il pallone gestito da Parisini, poi ancora Alessio Moretti, Bulzamini, c'è il taglio di Sperti come doppio pivot, Bulzamini però perde l'attimo, viene spinto via dalla difesa avversaria a 9 metri. C'è stato un cambio di posizione con Moretti che passa a giocare in nel ruolo di centrale, ora torna a sinistra Turkovic dopo l'invito per Radovcic, pallonetto e palla che colpisce la base del palo, sfortunato Radovcic, il pallone riconquistato dalla Turchia che prova ad accelerare, arriva il tiro e arriva anche la rete del pareggio da parte di Onur Ersin.
Radovcic subito ha portato avanti, però la rimessa veloce viene fermato dalla Turchia. Ottima l'azione dell'Italia che ha portato al palo da parte di Radovcic. Poi attenzione subito al tiro di Buzzamini. Radovcic, fallo e tiro dai 7 metri. Brava l'Italia a non lasciarsi intimorire dall'appareggio raggiunto dalla Turchia. Maraviglia azzurri subito ad attaccare in velocità, e questo è un po' il diktat imposto da Riccardo Trillini. Cercare sempre la velocità, sempre i ritmi alti, anche in virtù di una rosa piuttosto ampia sulla quale poter raccontare. Errore dalla linea dei 7 metri adesso per Alessio Moretti. E tornando al discorso delle rotazioni, basta dare un'occhiata alla panchina. Panchina di lusso quella dell'Italia. Siedono al momento Capitan Maione, Venturi, Stabellini, Michele Scatara, Ardi Aniballi, Riccardo Pivetta e Martin Sonner, oltre naturalmente ai portieri. Tante rotazioni. Bella questa azione della Turchia, ma bravissimo anche Fovio su questo scarico dietro la schiena che aveva chiamato in causa il numero 17 della Turchia, Bicer. C'è stato l'intervento di Fovio. Attenzione a Parisini che stavolta perde l'attimo. Era stato buono l'invito da parte di Sperti. La Turchia prova ad andarsene, ora con Pektas si lotta per il pallone. Bulzamini era riuscito a prendere la palla dando fastidio all'avversario, al limite questa fischiata, questa decisione della coppia arbitrale che comunque concede il possesso alla Turchia. 3-3 il punteggio, 6 e mezzo sul cronometro. Il palla Santa Filomena di Chieti, attacca la Turchia. Ersin con una serie di incroci, poi il pallone per Pelimane che va in elevazione e buca Fovio, rete del vantaggio turco. 4-3. È arrivato un parziale di 3-0 della Turchia dal più 1 Italia. Passiamo in svantaggio adesso, passiamo sotto sul 4-3, nonostante l'Italia sia riuscita a costruire comunque fino ad ora delle buone conclusioni, delle buone occasioni. Sta mancando solo il gol, stanno mancando solo le finalizzazioni. Bene anche Vito Fovio in questo avvio di partita, messo a segno parate importanti. Turkovic, poi il pallone per Bulzamini, stavolta il pallone rischiamo di perderlo con Bulzamini che ha cercato un pallone di ritorno rischioso. Era stata buona la lettura da parte della difesa turca, in particolare con Alperen Pektas. Turkovic per Moretti che stacca dalla linea dei 9 metri, poi lascia il pallone nuovamente a Turkovic. Moretti prova ad accelerare l'Italia, lo scarico è completamente fuori misura da parte di Davide Bulzamini. Palla che è terminata direttamente oltre la linea di fondo. L'invito era destinato a Radovcic e poi la Turchia invece non perdona. Dall'altra parte Görkem Bicer, 5-3 il risultato. Turchia che sta facendo il suo dovere, o meglio sta approfittando di quanto l'Italia sta concedendo. 2 minuti e fallo su Alessio Moretti. Sulla rimessa veloce siamo sempre molto temibili e questo è un asse rodato con la maglia dell'Italia, con la maglia del Bolzano, quello tra Turkovic e Alessio Moretti. C'è stata anche una sospensione temporanea per la Turchia, in particolare ai danni di Tinkir. Non sbaglia Dejan Turkovic, pallone sotto la traversa, un cecchino Turkovic che realizza il 5-4, torna a segnare l'Italia che aveva già fallito una possibilità dalla linea dei 7 metri, l'aveva fatto con Alessio Moretti, completamente fuori misura la sua conclusione. Invece ora possiamo beneficiare di una situazione di superiorità numerica, non al momento perché la Turchia sta attaccando con l'extra player, dunque riesce ad ovviare a questa stessa inferiorità numerica, ma alla porta vuota. Vediamo come si comporta la formazione turca, vediamo come si comporta naturalmente anche la nostra difesa. Ersin con un incrocio, Pelivan poi va in elevazione, attenzione alla conclusione dai 9, il muro mette fuori causa Fovio, la rete è di Özgür Sarak, ma Italia che vuole subito accelerare con Carlo Sperti, chiede calma a viva voce coach Riccardo Trillini dalla panchina. C'è un cambio, esce Bulzamini, entra Michele Scatar, si scalda anche Pasquale Maione in panchina ed eccolo l'ingresso di Maione. Due pivot per l'Italia, Parisini e Maione sulla linea. Scatar, ecco il suo primo pallone toccato. Turkovic,
Skatar va ad attaccare nello spazio, il pallone sporcato però era destinato a Turković, può ancora giocarla Turković, siamo in difficoltà su questa superiorità numerica, nuovamente Skatar, la palla per Turković, poi l'invito per Radovčić, rete di Denis Radovčić, giocata alla perfezione seppur in seconda battuta, questa situazione di superiorità numerica da parte dell'Italia, avevamo quasi buttato via il pallone sul primo possesso da parte di Skatar, poi abbiamo comunque mantenuto il possesso e siamo stati bravi a costruire l'attacco che ha portato Radovčić con angolo più che invitante a mettere dentro il pallone. Pelivan, mentre la panchina dell'Italia vuole una segnalazione di passivo su questo attacco prolungato per la verità da parte della Turchia. 10 minuti e 18 secondi giocati. Pelivan ancora. Ersin, la Turchia è in inferiorità numerica e non ha in campo l'extra player. Il tiro di Pektas che però commette uno sfondamento, allora possiamo subito accelerare nuovamente con Turković, ma i direttori di gara impongono di ripartire dal punto esatto in cui è avvenuta l'irregolarità. L'Italia non vuole perdere però l'opportunità di attaccare. Turchia che però ha ripreso a giocare in sei giocatori di movimento, dunque è 1-1 il parziale con cui si chiude la situazione di superiorità numerica. Attacco Italia. Venturi, anche lui un nuovo ingresso, il tiro da parte di Alessio Moretti per il 2-0 di parziale, per il pareggio degli azzurri 6-6, il risultato all'undicesimo, rispondiamo prontamente alla Turchia, lo facciamo con un'ottima azione. Attacca la Turchia, Turchia che come dicevamo in precedenza disputerà come l'Italia ai prossimi giochi del Mediterraneo a Tarragona in Spagna. La Turchia è inserita nel girone A4 e affronterà Serbia, Macedonia ed Egitto. L'Italia invece, che lo ricordiamo, sarà opposta a Algeria e Croazia. Pelivan, ma abbiamo recuperato un altro pallone, l'invito, il lancio di Fovio è perfetto per Sperti che in contropiede Carlo Sperti, brutto però questo contropiede di Sperti addosso al portiere della Turchia. Pelivan sul versante opposto, sbaglia Pelivan, ma c'è stato un fallo e ci sarà anche una ammonizione per Giulio Venturi. Intervento da parte di Göktepe, il portiere della Turchia, anche se per la verità è maggiormente demerito di Sperti che controvede gliel'ha tirato totalmente addosso in questa occasione. Era stato preciso dalla sua posizione Carlo Sperti con un bel pallonetto, questa volta invece non è stato altrettanto lucido, altrettanto freddo dalla linea. Ersin, 6-6 risultato, arriva il tiro, Fovio che resta attento in piedi fino alla fine, poi Radovčić, la conclusione di Denis Radovčić, un'intuizione di Radovčić, molto bravo a non farsi braccare dall'avversario, a lasciar partire la conclusione, anche complice un brutto posizionamento di Göktepe, il portiere della Turchia, e nonostante l'opposizione anche fisica della difesa della Turchia, Radovčić sotto contatto è riuscito a scagliare il pallone e a mettere dentro la palla del 3-0 di parziale, soprattutto del nuovo vantaggio 7-6 Italia. Ersin, Pelivan prova ad andare dentro, il pallone colpisce il palo, non c'è fallo. Turković poi alza la testa, Venturi che manovra questo pallone, ma lo regala la Turchia. Venturi, attenzione a Ersin ora che serve Pektas, il quale non sbaglia, ma c'è stata un'invasione, allora errore della Turchia, possiamo attaccare nuovamente. Sperti a spazio, Carlo Sperti, il pallone che colpisce il palo, momento di confusione con la Turchia che ha sbagliato un gol fatto con un'invasione da parte di Pektas, e poi l'Italia che non ha approfittato con il secondo errore dalla linea dei 6 metri per Carlo Sperti. Tutto ciò non influisce sul punteggio che di fatto resta lì 7-6 il risultato al momento. Ersin, c'è l'ottima lettura da parte della difesa italiana con un ottimo gioco di anticipi, bravissimo Carlo Sperti e poi bravissimo anche Giulio Venturi ad aiutare. Venturi che addirittura da terzo difensore nel cuore della difesa dell'Italia è finito a chiudere sull'ala sinistra della Turchia.
14 minuti trascorsi alla Pala Santa Filomena di Chieti in questa prima giornata dell'Adriatic Cup, seconda gara e ultima peraltro in calendario oggi. Ricordiamo il risultato della prima sfida, 29-22, il risultato con cui l'Ucraina ha superato la formazione della Lettonia. Ersin per l'attacco turco, poi arriva la conclusione, bravo stavolta Sarac sopra il muro dell'Italia a battere Fovio. Turkovic, 7-7 il punteggio. Tre cambi nell'Italia, entra Sonnener per Sperti, entra Skatar per Venturi, entra Maione per Paresini. Skatar, taglio di Radovcic, subito Turkovic, va dentro la palla per Pasquale Maione, non c'è fallo. Errore al tiro di Maione che resta a terra. Pektas intanto sulla ripartenza della Turchia. Pektas prova lui, fallo. Ci sarà un tiro dai 7 metri e c'è anche una sanzione per Martin Sonner. Era appena entrato. 2 minuti. Sospensione temporanea per Martin Sonner. L'Italia che dovrà far fronte alla prima situazione di inferiorità numerica della sua partita. Ma seguiamo in prima istanza questo tiro dai 7 metri con Gorkan Bicher che va dalla linea e batte Vito Fovio immediatamente dopo il fischio. Italia che se la gioca con l'extra player, è uscito Moretti ed è entrato Bulsamini. C'è anche Paresini in campo con Maione posizionato come ala, ma che andrà subito a tagliare come doppio pivot. C'è anche Ardian Iballi che ha sostituito Dejan Turkovic. L'unico, anzi gli unici in campo dall'inizio sono a questo punto Radovcic e Fovio. Ecco Radovcic che prova la grandissima giocata, l'invenzione di Demis Radovcic ancora una volta con un uno contro uno. Servono anche questi colpi di genio che Radovcic ha nella suo portfolio. Ha fatto tutto da solo risparmiando anche fatica ai compagni. Stavolta però è proprio Radovcic in difesa a concedere la conclusione a Bicher, il quale va a segnare. 9-8 il risultato, vantaggio per la Turchia. Quando se n'è andato il primo quarto d'ora, siamo al 16esimo minuto. Skatar, Iballi, il taglio di Maione. Skatar, nuovamente Iballi. Radovcic in uno contro uno, là dove è piazzato Maione. La palla per Iballi che chiama in causa Michele Skatar. Prima rete della partita per Skatar, che va a segnare gol di uno dei veterani della formazione italiana, un classe 85. Michele Skatar, reduce della promozione nella Pro League, nella seconda lega francese con la maglia dello Strasburgo. Ne abbiamo parlato nelle settimane scorse sul sito federale fgh.it con una lunga intervista al mancino dell'Italia. Ha raggiunto quota 113 presenze con la maglia azzurra in occasione delle qualificazioni ai campionati mondiali del gennaio scorso. È arrivata però intanto una rete della Turchia. Italia che sta peccando in questi ultimissimi minuti nella fase difensiva. Completate le rotazioni dei giocatori di campo perché entra Riccardo Pivetta che sostituisce Demis Radovcic. Skatar che ha ricevuto la Bulsamini, poi lascia con Aiballi, il pallone di ritorno subito nuovamente per Skatar, il pallone per Riccardo Pivetta, ingresso in campo con gol, annuisce in panchina soddisfatto Riccardo Trellini perché l'Italia in attacco sta offrendo un ottimo ritmo, un'ottima velocità nella circolazione della palla. Guarda anche la chiusura difensiva adesso, 10-10 il risultato, c'è un 9 metri a favore della Turchia. Ersin, è rientrato con il numero 10 Demirezen.
C'è un fallo a 9 metri. Gioco fermo per asciugare il parquet della Pala Santa Filomena. Nessuno dei due tecnici fino ad ora ha chiamato time out, né Trellini né Senturk sulla panchina della Turchia. Ersin. È entrato Nalbantoglu intanto in posizione di terzino sinistro. Buona la chiusura difensiva dell'Italia. Ersin ancora, poi la palla era arrivata ad Amiresen. Demiresen che ha subito fallo. Ersin. Nalbantoglu. Ersin ancora, la butta nello spazio. Bravo Skatar che la tiene in gioco. Parisini può andarsene in contropiede tutto solo, non sbaglia Andrea Parisini, rete per l'11-10. 19 minuti e mezzo giocati. L'Italia va a segno e si porta in vantaggio con il gol da parte di Andrea Parisini, pivot della 94, ormai un abitué in maglia azzurra, ha saputo ritagliarsi spazi importanti, ha mosso i primi passi in maglia azzurra proprio qui, tra l'altro sul campo del Pala Santa Filomena di Chieti, agli esordi contro l'Iran in un trittico di amichevoli che l'Italia ha disputato. Qui in Abruzzo negli anni scorsi, ormai è una validissima alternativa a Pasquale Maione, reduce peraltro dall'esperienza nel campionato francese, ha chiuso quest'anno l'esperienza con la maglia dell'Angers-Noyant. Vedremo se ci saranno novità, sviluppi di mercato legati proprio ad Andrea Parisini. Intanto arriva la rete da parte della Turchia, il gol che porta la firma di Alperen Pektas, che è andato a segnare per il pareggio. 11-11, ci ha provato ora Bulzamini con un 1 contro 1, fermato da un fallo, esce Parisini, entra Maione, esce anche Bulzamini, entra Riccardo Stabellini in campo, che si rivede in maglia azzurra. È il debutto di Stabellini nella gestione Riccardo Trillini. Terzino originario di Bologna, reduce però dalla serie di finale scudetto, dalla stagione con la maglia del Conversano alla prima stagione sotto la guida di Alessandro Tarafino, Michele Skatar. Tutto facile quando Skatar tira in questo modo. Pallone all'incrocio dei pali, assolutamente imparabile. Italia che però pecca poi nella fase di rientro. Stiamo concedendo qualche gol semplice di troppo ai nostri avversari. Arriva il 12-12. Al 21esimo minuto i balli. Skatar, Sonnerer nel giro di palla azzurro, i balli, c'è il taglio, adesso la parte di Pivetta come doppio pivot, bene elevazione, i balli che accenna la conclusione, poi il tiro se lo prende Stabellini, parata però questa conclusione da Taner Gunay, portiere del Beşiktaş. Reduce da una stagione in Champions League, riuscito ad opporsi al tiro di Stabellini. Sempre parità, sempre 12-12. Vediamo se questo attacco della Turchia può contribuire a cambiare l'inerzia della partita con l'Italia che aveva fino ad ora il pallone del vantaggio nelle mani. Adesso quello stesso pallone lo gestisce la Turchia. Pallone per Gumosok che ha provato con un 1 contro 1. 2 minuti per Martin Sonnerer. E attenzione perché è la seconda sospensione temporanea sulle spalle di Sonnerer, che nel giro di 10 minuti è condannato a questo punto. Si è condannato da solo a questo punto a giocare il proseguo della partita con la spada di Damocle sulla testa del cartellino rosso. Vedremo se Riccardo Trillini lo rischierà ancora in quella posizione di difesa,
o se chiederà a qualcun altro dei suoi uomini di giocare in quella posizione. Bravo Fovio e bravo anche Skatar, parata dell'estremo difensore azzurro e poi pallone che viene rigiocato da Michele Skatar, abile sulla ribattuta ad evitare l'invasione. Italia in inferiorità numerica ma con l'extra player, perché Fovio viene richiamato in panchina, entra Pasquale Maione che andrà a tagliare come doppio pivot, perché sulla linea c'è anche Parisini. Italia con la porta vuota ma che riesce così ad annullare la situazione di inferiorità numerica. Ecco il taglio di Capitan Pasquale Maione. Piballi, Italia che accelera il ritmo del suo attacco proprio nel momento in cui c'è il taglio, nel momento di maggior confusione della difesa avversaria. Bulzamini, ma c'è un ottimo intervento da parte di Gunai, ancora una buona parata di Gunai che sembra aver da subito preso le misure ai nostri terzini. Pivetta, Bulzamini, poi il pallone dentro per Parisini, fallo. Vediamo qual è la decisione arbitrale, ci sarà un cartellino giallo, questo è certo. Cartellino giallo che riguarda il numero 19 turco, si tratta di Baran Nalbantoglu. Ma c'è un 9 metri. Non ci sono, secondo il direttore di gara, gli estremi per un tiro dai 7 metri. C'è un cambio, è uscito Pivetta ed è entrato Dejan Turković su questo attacco dell'Italia in inferiorità numerica. Non abbiamo di fatto ali di ruolo in campo perché ci sono Turković da una parte e Maione dall'altra. Attaccando con due pivot, Trellini vuole la capacità di attaccare in uno contro uno, di giocare in velocità da parte dei suoi terzini. Allora ecco Turković, Bulzamini, taglio di Maione, Skatar per alzare il ritmo, Turković per attaccare lì dove è piazzato Pasquale Maione, va Turković in elevazione, poi Bulzamini che prova il tiro sul primo passo, il suo tiro però è terminato alto e Pektas vede la porta vuota e ci batte, si punisce per il 13-12. Ancora una volta una buona azione dell'Italia, è mancato il tiro perché Bulzamini ha sparato completamente fuori misura. Resta in campo Fovio. Con Pivetta che ha ripreso posto come ala, rientra anche Sonner, l'Italia che dunque torna a giocare in maniera più convenzionale, per così dire, con Sonner e Pivetta sulle ali. Pivetta ora tagliato come doppio pivot, Bulzamini prova ad evitare il fallo giocando ancora il pallone, è stato trattenuto, siamo sempre sotto di un gol al 25esimo minuto, gioco fermo perché c'è stata la segnalazione, anzi la chiamata di time out da parte della panchina italiana, da parte di Riccardo Trellini che vede i suoi adesso un po' a corto di idee nella fase di attacco e dunque break per entrambe le squadre e opportunità per i tecnici Senturk e Trellini in particolare, che ha chiamato il time out e deve impartire indicazione ai rispettivi giocatori. Terminato il time out, l'Italia torna in campo come anche la Turchia, c'è stato un cambio, è entrato Carlo Sperti, è rientrato Carlo Sperti che ha sostituito Martin Sonnerer, ricordiamo che l'ala destra alto atesina, forza al Bolzano, ha già due sospensioni temporanee a carico. La volante, attenzione, la conclusione cercata da Moretti con la parata di Gunai che sta sicuramente facendo gli straordinari fino ad ora. Para anche Fovio ma c'è un tiro dai 7 metri. Tiro dai 7 metri su questo attacco
in velocità da parte della Turchia. Italia che con l'asse Turković-Moretti aveva costruito una giocata vista e rivista in nazionale e con il Bolzano, e anche questa volta l'intesa era stata perfetta. È mancato solo il gol, ma è mancato il gol in diverse altre occasioni, quelle che fino ad ora stanno costringendo l'Italia a rincorrere. È entrato Postogna su questo tiro dai 7 metri contro Bicer, rete della Turchia per il 14-12. Più 2, rientra Fovio tra i pali, entra anche Pasquale Maione che sostituisce Andrea Parisini. Bulsamini, sempre versatile, impiegato ora come terzino destro, c'è panchina Skatar, Turković, Moretti. La palla dentro per Maione, fallo su Pasquale Maione, 9 metri, ammonizione per Pektas. Turković ora, che fino ad ora non si è di fatto preso conclusioni dalla distanza, solo un tiro dai 7 metri trasformato. Ecco Turković, prova a buttare il pallone dentro per Maione, sfondamento, fallo in attacco fischiato a Maione, cambio di possesso, Pektas, invasione della Turchia, l'Italia deve accelerare. Ecco Turković nuovamente, alza la testa, vede Sperti che ha spazio, Carlo Sperti, errore, para Gunay, ancora un errore dell'Italia, a questo punto iniziano a diventare troppi, sbaglia anche la Turchia però e possiamo riconquistare palla. Acceleriamo nuovamente con Turković, il movimento di Parisini, la lettura però difensiva della Turchia è corretta, anticipano il pallone e poi attenzione al contropiede di Gunusok per il 3-0 di parziale, il 15-12 al 27esimo minuto. La Turchia non sta facendo altro che approfittare degli errori al tiro dell'Italia, perché in fase di costruzione stiamo sbagliando poco, ma stiamo sbagliando invece tantissimo al tiro, stiamo pagando cari questi errori. Ecco il tiro di Turković, l'avevamo invocato. Dejan ha sempre la capacità di prendere il tiro giusto al momento giusto, quando serve, quando il pallone pesa, scotta maggiormente. 15-13, serviva la risposta dell'Italia, è arrivata per le mani del suo uomo più affidabile, per le mani di Dejan Turković. Time out, adesso lo chiama il Karasen Turk sulla panchina della Turchia, opportunità anche per Riccardo Trillini per dare direttive ai suoi giocatori, l'inquadratura è proprio per la panchina dell'Italia. Ultimato il time out anche per la Turchia, a 2 minuti, 1:57 per l'esattezza dal termine del primo tempo di questa seconda gara dell'Adriatic Cup 2018. Il programma di domani vedrà l'Italia affrontare l'Ucraina, ancora alle ore 20, ancora qui al Pala Santa Filomena di Chieti, e poi ultima giornata invece alla Pala Castagna di Città Sant'Angelo, dove peraltro la società di casa avrà modo con questo appuntamento internazionale di festeggiare i 40 anni della sua fondazione. È chiaro che sarebbe bello festeggiarli con un'Italia in corsa per la vittoria di questo torneo amichevole organizzato proprio qui nel nostro paese. Serve però subito rimettere in piedi questa partita contro la Turchia, che si sta complicando per episodi
più che per una brutta prestazione dell'Italia, anzi il contrario, l'Italia che sta giocando sicuramente molto bene, sta arrivando al tiro, è lì che stiamo mancando però. 15-13 e c'è stato un fallo con Pelivan che ha l'opportunità di sfidare Fabio dalla linea dei 7 metri. Il tiro e la rete da parte di Pelivan, aveva toccato quel pallone Vito Fabio, palla che ha colpito poi il palo ed è entrata in rete. Attacco della dell'Italia, adesso si difende la Turchia, attacco Italia con poco meno di un minuto da giocare. Moretti, Turkovic per Moretti di nuovo, che viene spinto via, subisce fallo da Arifoglu, fa rigiocare Maione nuovamente dai 9 metri, Turkovic, Bulsamini, il tiro di Dejan Turkovic all'incrocio dei pali, a sembrare tutto sempre estremamente semplice, Turkovic, ma ora dobbiamo difenderci su questo attacco della Turchia che se la gioca con l'extra player, con il settimo di movimento e che vuole ovviamente andare a segnare. Turkovic tocca più il pallone che l'avversario in questa azione, ci prova Demirezen, poi ancora il tiro, palla che termina alta, finisce così il primo tempo, 16-14 il risultato in favore della Turchia che è avanti sul più 2 contro l'Italia. Italia che però non ha demeritato, tutt'altro, qualcosa da rivedere in fase di conclusione, ma tutti da vivere i secondi 30 minuti con l'Italia che proverà a portare a casa questo risultato davanti al suo pubblico qui al Pala Santa Filomena contro la Turchia in questa prima giornata della Adriatic Cup. Ci fermiamo, andiamo in pausa e poi torniamo per i secondi 30 minuti di Italia-Turchia. Si riparte dal 16-14 per i turchi, a tra poco.
Di nuovo in diretta dalla Pala Santa Filomena di Chieti per il secondo tempo tra Italia e Turchia in questa giornata inaugurale dell'Adriatic Cup 2018. Prime due giornate sempre qui alla Pala Santa Filomena di Chieti. Nella prima gara di oggi la formazione dell'Ucraina ha battuto con il punteggio di 29 a 22 la compagine della Lettonia. In questo momento invece, dopo il primo tempo, la Turchia è avanti contro l'Italia 16 a 14. Come dicevamo in chiusura di primo tempo, l'Italia ha mostrato ottime cose, ottime trame di gioco nella fase d'attacco. Nel corso dei primi 30 minuti è mancato il gol in troppe occasioni però, e infatti la Turchia ne ha beneficiato, ha semplicemente approfittato di quanto concesso dall'Italia, degli spiragli concessi dalla formazione di Riccardo Trillini, quella invece allenata da Ilker Şentürk, che infatti è andata negli spogliatoi con il risultato dalla propria parte. È iniziato il secondo tempo, pallone in mano per il momento alla Turchia, sguardo alla formazione italiana con il cambio tra i pali perché c'è l'ingresso di Thomas Postonia che ha sostituito Vito Favio, resta in panchina dunque per il momento Domenico Ebner, mentre per il resto tutti i giocatori già visti nel corso del primo tempo, Radovcic e Sonner sulle ali. Sonner che però è passato a difendere in posizione di primo difensore perché, lo ricordiamo, ha sulle spalle due sospensioni temporanee, alla terza si va a casa per squalifica, cartellino rosso. Intanto adesso la Turchia rischia con una doppia non ravvisata però dalla coppia arbitrale da parte di Sarac, e arriva il gol per una difesa non attenta degli azzurri. È arrivato il gol di Öztürk, un nuovo ingresso in campo, giocatore dell'88, e arriva il gol di Davide Bulsamini, subito la pronta risposta di Bulsamini su questa conclusione dalla distanza, una gran bordata lasciata partire dalla terzino originario di Mordano, che trova così la via del gol. Italia sotto adesso di due reti, un gol per parte in questo avvio di ripresa che non cambia di fatto la sostanza, non cambia soprattutto il divario con cui si era andati negli spogliatoi. Attacco a Turchia, Italia che ha bisogno di una buona difesa o di una parata per costruire la sua rimonta. Eravamo riusciti a riconquistare questo pallone, c'è stato però un fallo da parte della nostra difesa, allora 9 metri Gumusok, poi Sarac. Un tentativo di uno contro uno, due minuti però per Andrea Parisini. Sospensione temporanea per Parisini. Italia che dunque dovrà giocare i prossimi due minuti in inferiorità numerica. Si è alzato in panchina Pasquale Maione e viene impiegato come extra player nella fase d'attacco quando l'Italia ha un giocatore in meno. Arriva la conclusione e arriva anche il gol della Turchia, gol da parte di Ali Tinkir per il 18-15. È arrivato il più 3, ecco Pasquale Maione in campo, è uscito Radovcic, c'è anche Argentina adesso in campo che viene impiegato come pivot, giocatore del 95, lo ricordiamo, in forza al Malo. Taglio di Maiore, Argentina è piazzato tra primo e secondo difensore. Skatar per Turkovic, si era mosso centralmente Bulsamini, non c'è stata intesa stavolta con Dejan Turkovic, pallone che è terminato direttamente oltre la linea di fondo. Errore stavolta in fase di costruzione da parte dell'Italia, che ora deve difendersi per evitare di incassare quello che sarebbe il massimo svantaggio della sua partita. Gumusok, il pallone largo, prova ad impartire un ritmo più alto al suo attacco alla Turchia, c'è il tiro, termina sulla traversa, il tiro da parte di Öztürk con Postonia che era rimasto immobile. Italia che però si salva ed evita il più 4, c'è stato un nuovo cambio, nuova girandola di cambi per dare modo appunto ad Argentina e Maione di rientrare nella situazione di inferiorità numerica. Turkovic
Skatar prova a farsi vedere Maione, Turković di nuovo, una finta di passaggio sul pivot, si va verso Skatar, la finta di Skatar che poi la butta dentro per Maione in tre su Capitan Maione per fermarlo. Torniamo a giocare in parità numerica, è rientrato Radovcic, ci prova Turković sopra il muro, pallone toccato proprio dal muro della Turchia e controllato poi da Gunay. Sarak per l'attacco turco. Radovcic però abile nel riconquistare il pallone, ottima la lettura dell'azione da parte di Radovcic, tutt'altro invece la lettura di Dejan Turković, che è al terzo errore in fase di costruzione consecutivo, non è da Turković sbagliare così tanto in fase di impostazione, in fase di gestione della palla. Vedremo se Riccardo Trillini vorrà dargli qualche minuto per rifiatare. Pronto Ardi Aniballe in panchina, sono diverse le soluzioni a disposizione del tecnico marchigiano, del tecnico della nazionale italiana. Gumusok per l'attacco della Turchia, Italia che ha scongiurato a più riprese il più 4, ma adesso deve guardarsi da questo nuovo attacco della Turchia. È arrivato un muro di Bulsamini intanto, ma il pallone non è stato poi toccato dalla Postonia. Ancora attacco Turchia sotto passivo, Sarak lo ferma Bulsamini, 9 metri, sempre sotto passivo la Turchia. Sarak vuole il pallone per provare a prendersi il tiro, attenzione alla conclusione che è terminata al lato, non c'è fallo, possiamo ripartire. Postonia subito vuole la velocità, Turković alza la testa, Turković va a destra, vede Skatar coperto, un invito per Sonner però che si prende la conclusione e la mette dentro. Dejan Turković cancella con un colpo di spugna gli errori precedenti, perché stavolta è stato molto bravo, è andato in elevazione, ha visto però il movimento della difesa della Turchia che aveva chiuso la linea di passaggio su Skatar, automaticamente libero Martin Sonner che dalla sua posizione non ha sbagliato. 18-16, meno 2 il punteggio quando andiamo verso lo scoccare del 36esimo minuto. Attacco Turchia con Gumusok, Sarak, una serie di incroci, c'è una trattenuta della difesa dell'Italia con Nalbantoglu che è rimasto a terra. Sarak ancora verso l'esterno con l'azione di disturbo della difesa italiana senza commettere fallo, e allora Turković che va in palleggio, Turković osserva il movimento dei compagni, poi la butta dentro per Bulsamini, per Paresini anzi, che ha subito fallo, tiro dai 7 metri, gran palla di Dejan Turković che ottiene il massimo da questa azione perché ottiene la sospensione temporanea per Nalbantoglu e la opportunità di andare lui stesso dalla linea dei 7 metri, gran passaggio per Andrea Paresini che era appostato, ben posizionato, è stato bravo Paresini a ritagliarsi lo spazio con il corpo, poi è stato trattenuto in una maniera vistosa, plateale dalla difesa avversaria. Turković contro Gunay per questo tiro dai 7 metri. Non sbaglia Turković, sceglie ancora la soluzione alta, il pallone sotto la traversa, infallibile dalla linea, Dejan Turković per il 18-17, l'Italia accorcia, torna sul meno 1 al 37esimo minuto, poco meno, e cambia difesa Trillini con Radovcic ora che passa in posizione di centroavanti. Nalbantoglu, poi attenzione a questo attacco cercato dalla Turchia, era anzi Pelivan. Nalbantoglu è in panchina forzatamente per il 2 minuti con l'extra player la Turchia. Sarak, la conclusione, palla sul palo, abbiamo riconquistato palla, possiamo accelerare nuovamente. Venturi alza la testa, vede Sonner che può andare a prendersi il tiro di Sonner che ha ricevuto una spinta, tiro dai 7 metri in velocità, l'Italia fa male, sa far male e ha costruito mattone dopo mattone questa rimonta. Dalla linea va nuovamente Turković, resta Gunay tra i pali,
tutto pronto. E non sbaglia Turković, rete del pareggio, e ancora una volta perfetto Dejan Turković per il 18-18 al 38esimo, dopo una fase di appannamento all'inizio di questo secondo tempo, dove l'Italia e in modo particolare la sua mente, Dejan Turković, aveva sbagliato qualcosa di troppo. Adesso invece grande parata di Postogna, l'Italia che sta rialzando la testa. Turković subito la palla a sinistra verso Bulsamini, che deve andare in palleggio. Bulsamini si prende lui il tiro, c'era Sonnerer probabilmente tutto solo in posizione della destra. Radovcic che calma i bollenti spiriti della partita, perché la Turchia voleva la velocità, c'era una fase di confusione. Radovcic però è rientrato in maniera perfetta, con ottimo timing, ha recuperato il pallone con ordine. Adesso possiamo provare a riprenderci quello che avevamo lasciato in precedenza, ovvero l'opportunità di andare in vantaggio. Skatar, Bulsamini, poi nuovamente Michele Skatar, un incrocio con Turković, la palla dentro per Parisini, tiro dai 7 metri. Terzo tiro dai 7 metri consecutivo, ancora una volta dalla linea può portarsi Dejan Turković. C'è un cambio tra i pali però, perché entra nelle fila della Turchia con il numero 26 Yunus Osmusul. Il tiratore è sempre Turković. Cambia il portiere, non cambia l'esito però, perché Turković è ancora una volta perfetto. Ecco la rete del vantaggio Italia, 19-18. Abbiamo completamente girato la partita negli spogliatoi sul meno 2. Adesso l'Italia in 9 minuti e mezzo si è portata in vantaggio. Ersin, Tinker per l'attacco turco. Ersin nuovamente. Siamo tornati a difendere con Radovcic come primo difensore. Ozturk, Ersin, la conclusione. Questo è un gran gol da parte di Ersin, in appoggio sopra il muro, ma l'Italia vuole subito attaccare in rimessa veloce. Radovcic, anzi Turković, per Parisini, rete di Andrea Parisini, convalidata la rete. Bravissimo Andrea Parisini, grandissima caparbietà, è riuscito a resistere alla carica della difesa avversaria, è andato a mettere dentro. 20-19. A 40 minuti giocati, fermo il tempo alla Pala Santa Filomena. 20-19 come detto il punteggio. Il pallone ce l'ha in mano la Turchia, c'è stato un problema ora con il tabellone elettronico della Pala Santa Filomena. Vi ricordo che domani l'Italia sarà opposta all'Ucraina, ancora alle ore 20 il fischio d'apertura, ancora naturalmente in diretta su Pallamano TV, e poi sempre in diretta sulla Web TV federale la sfida di sabato contro la formazione della Lettonia, che però scenderà in campo alle ore 18:45 in quell'occasione. Ersin, 20-19 Italia il risultato. Tinker, poi Ersin, ancora Ozturk. Vediamo se si alza il braccio del passivo su questo attacco prolungato della Turchia. Tinker va dentro e sbaglia
la conclusione l'abbiamo riconquistata, possiamo ripartire. Postogna subito per Turković, la palla per Bulsamini che la tiene in vita, il passaggio non era precisissimo, ancora Turković, la volante per Bulsamini, è ancora un errore dell'Italia però su questa soluzione, giocata nuovamente in maniera splendida. Turković ha messo il pallone là dove il pallone doveva andare, bisognava poi solo spingerla in porta. Non c'è riuscito Moretti nel primo tempo, non c'è riuscito Bulsamini nel secondo. Sempre 20-19, siamo al 41esimo minuto. Ancora fermo per qualche istante il gioco. Si ripartirà da un 9 metri di cui può beneficiare la Turchia. Öztürk è pronto a ridare in là all'azione. Ersin, Tinkir, Ersin che va in scavalcamento, va dentro lui, si infila in un pertugio lasciato colpevolmente disponibile dalla difesa italiana. Bulsamini, la finta di scarico, poi Radovcic la ributta dentro. Radovcic che era saltato a due piedi con angolo quasi inesistente, impossibile prendersi un tiro da quella posizione. Nuovamente Radovcic, stavolta il tiro se lo prende, come pallone che termina sulla traversa, ci prova poi sulla ribattuta Sonner, deve rientrare l'Italia, piede da parte di Öztürk che manca la presa col pallone, si torna nuovamente da Sonner che è tutto solo. Sonner, rete del 21-20, rimettiamo la testa avanti anche con un po' di fortuna perché dopo il pallonetto di Radovcic è terminato sulla traversa. La Turchia aveva provato a ripartire in maniera istantanea, Öztürk ci ha concesso nuovamente il possesso e Sonner poi dalla linea tutto solo, non ha fallito. Tinkir, c'è il taglio di Bicer, poi Tinkir nuovamente che va in elevazione, la palla per Ersin che viene fermato da Dejan Turković. Conclusione dai 9 metri, vincente da parte di Pelivan, subito rimessa veloce dell'Italia. Turković vuole la palla, Parisini che l'ha chiamata, gran voce e poi grandissima palla da parte di Andrea Parisini, grandissimo servizio per Martin Sonner, sotto contatto con il difensore aggrappato alla schiena. Andrea Parisini che prima ha voluto quel pallone, l'ha cercato con insistenza e poi ha avuto una grande intuizione perché ha visto Sonner libero. 22-21, torniamo in vantaggio, lo facciamo trovando un gol con coraggio, con forza, con determinazione, con voglia, la parata da parte di Postogna, poi Radovcic che era già con un piede e mezzo in contropiede non è riuscito a riconquistare la ribattuta. Nuovamente attacco Turchia, Tinkir, Pelivan, Ersin, il tiro e la rete ancora di Pelivan che pareggia 22-22. C'è Ardian Ibali in campo che subito prova ad accelerare verso sinistra. Ibali ha sostituito Dejan Turković. Bulsamini, incrocio per Skatar, fallo e due minuti per Öztürk per una trattenuta ai danni di Parisini che sta creando scompiglio a dir poco nelle maglie della difesa della formazione turca. E come dicevamo in precedenza, più che valida alternativa a Pasquale Maione, Andrea Parisini che ha saputo ritagliarsi spazio importante, ormai determinante nello scacchiere offensivo e difensivo dell'Italia, e ora fa coppia sulla linea proprio con Capitan Maione. Skatar, la palla per Parisini, azione costruita alla perfezione dagli azzurri, superiorità numerica giocata in maniera perfetta, eccellente con il pallone
da Skadar Turković, che poi subito ha ceduto ad Andrea Parisini. Rete del 23-22, quando stiamo per entrare nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Italia che si difende in 5-1 con Radovcic, extra player per la Turchia. L'Italia vuole provare a rubare qualche pallone per poi magari realizzare in maniera semplice, senza sforzo, ma prima bisogna difendere con concentrazione. Il gol di Tinker, che la mette sotto la traversa, subito i balli, in rimessa veloce. Sonnerer chiede calma, però dalla panchina Riccardo Trillini. Rientra Turković, rientra anche Skatar, con due pivot l'Italia in questa situazione ancora di superiorità numerica. Skatar che va in palleggio, la palla per Turković, il tiro parato, ma la ribattuta per Martin Sonnerer, che prova un tiro difficilissimo. Ha provato ad appoggiare il pallone sopra alla testa del portiere, sopra alla testa di Özbusul. La sfera però ha colpito la parte alta della traversa. Errore dell'Italia, 23-23. Adesso il pallone del possibile vantaggio ce l'ha in mano la Turchia. Ersin, che però calma l'azione, poi prova lui la conclusione. Para Postogna, che è sulla traiettoria e riesce a deviare. E proprio Postogna ha ridato il via all'azione d'attacco. I balli per Sonnerer. Al bacio questo pallonetto da parte di Martin Sonnerer per il vantaggio ancora una volta, seppur di misura, dell'Italia, che ormai da diversi minuti oscilla tra il più uno ed il pareggio degli avversari. Tinker, abbiamo bisogno però di una buona difesa, di una parata per provare poi ad allungare, per non vivere in questa situazione di incertezza, appunto, tra il più uno ed il pareggio. E invece la Turchia si conquista un tiro dai 7 metri con il fallo su Ercelian. Bicer contro Postogna, che pure era riuscito ad opporsi dalla linea in precedenza. Lo para Postogna questo tiro dai 7 metri, con Bicer che glielo ha tirato praticamente sul volto, ma Postogna ha parato, ha avuto ragione lui. Lo dicevamo in precedenza, avevamo bisogno di una parata. Thomas Postogna ce l'ha regalata, ce l'ha messa in mano, e adesso palla in mano all'Italia. Siamo in vantaggio di un gol. Entra Riccardo Stabellini. I balli. Due dei tre terzini arrivano dalla formazione del Conversano in questo momento. Ecco Stabellini, la palla per i balli, che prova con lo scavalcamento, va dentro i balli, fallo e tiro dai 7 metri sulla conclusione parata da Özbusul. I balli, ma ci sono gli estremi per un tiro dai 7 metri, con Dejan Turković che va dalla linea. Stesso rituale di sempre per Turković, che stavolta però se lo fa parare da Özbusul. 4 palleggi col pallone per Turković prima di andare dalla linea. Stavolta però la routine non ha coinciso con il gol. 24-23, l'Italia spreca la prima opportunità di provare ad allungare. Ersin, poi c'è un fallo ai danni di Pelivan. Ersin nuovamente va in uno contro uno, allarga, Maradovic c'è lì, ha riconquistato palla, anzi no, perché poi la
Turchia è fortunata sul rimpallo, è bravissimo però Ardiani Balli in fase di rientro a ripiegare. Ora subito il pallone da Radovcic a Sonnerer che va in elevazione e la mette dentro. Gol dell'Italia, gol di Martin Sonnerer, gol del più 2, gol del 25-23 al 19esimo. Abbiamo sofferto, abbiamo patito tanto a lungo per questa accelerazione, questo allungo che fino al mente è arrivato. Al 49esimo minuto, ne mancano poco più di 10 al fischio finale. L'Italia avanti sulla più 2 contro la Turchia, sul più 1 adesso perché arriva il gol da parte di Pelivan nuovamente, subito rimessa veloce però. E allora i Balli che va in palleggio, va a sinistra dove c'è Stabellini, nuovamente per via centrale i Balli, la palla per Michele Scatar, sempre alto il ritmo dell'attacco italiano. Pelivan, ma i Balli era riuscito anche sotto contatto a ridare nuova linfa alla nostra azione d'attacco. C'è stato però un fallo, entra Maione che ora viene impiegato stabilmente su questo attacco schierato dell'Italia. Scatar in posizione centrale per Maione, cambio di posizione, Scatar torna a destra, taglio di Radovcic, il tiro da parte di Riccardo Stabellini, prima rete della partita per il terzino di Conversano per il 26-24, una rete nel momento in cui più serviva. Braccio dotato, in grado di far partire conclusioni violentissime quello di Riccardo Stabellini. Tiro non molto angolato il suo, ma assolutamente imparabile per Özbursur, perché appunto conclusione molto molto violenta. Ersin, la palla larga per Bicer che batte sul primo palo Postogna, nuovamente meno uno, Italia subito in rimessa veloce. Stabellini, il tiro di Ardiani Balli perché c'era un vuoto, un buco, una voragine nel cuore della difesa della Turchia e non ha atteso un attimo di troppo i Balli. Conclusione in appoggio, palla nell'angolo, 27-25 il risultato, meno di 9 minuti al fischio di chiusura. L'Italia che pur subendo rete in maniera quasi sistematica negli ultimi minuti sta comunque trovando la via della rete anche con relativa facilità fino ad ora. Ancora rete della Turchia ed ecco nuovamente il leitmotiv di questa partita dell'Italia, la rimessa veloce, il leitmotiv del gioco dell'Italia. Venturi, bisogna sempre cedere il pallone, ascoltate probabilmente sotto il microfono anche Trillini che continua ad urlare gioca, gioca ai suoi uomini, perché appunto l'intento è quello di far viaggiare via il pallone, di farlo circolare in maniera veloce impedendo all'avversario di commettere fallo. 27 Italia, 26 Turchia. Scatar, Stabellini, il pallone per Michele Scatar, la conclusione che è terminata sul palo, il pallone però viene riconquistato nuovamente dai Balli che prova un uno contro uno e subisce fallo. Con intelligenza i Balli, perché permette all'Italia di riposizionarsi, time out di coach Riccardo Trillini a 7 minuti e 20 dalla fine della partita, indicazioni da parte del nostro direttore tecnico, inquadrata la panchina della formazione turca con İlker Şentürk, il tecnico della Turchia. Sette minuti e 19 secondi per l'esattezza, con un gol di vantaggio per l'Italia in questa prima gara dell'Adriatic Cup per la formazione azzurra, la seconda complessiva dopo il 29-22 con cui l'Ucraina ha battuto la Lettonia nella partita inaugurale di questa manifestazione, la sua prima edizione che per gli azzurri
utile in quanto preparazione ai giochi del Mediterraneo del 22 giugno prossimi, dal 22 giugno al 1 luglio prossimi a Tarragona in Spagna. Stesso obiettivo, stesso fine per la Turchia, che nello stesso periodo sarà appunto anch'essa protagonista tra le partecipanti dei giochi del Mediterraneo. Italia inserita nel girone a tre con Croazia ed Algeria, mentre la formazione turca dovrà affrontare Serbia, Macedonia ed Egitto. In entrambi i raggruppamenti passano il turno le prime due squadre, sono quattro in totale i gironi a seguire. Poi dopo il preliminary round in programma, in calendario, ci sono le gare dei quarti di finale a seguire fino alla finale che aggiudicherà la medaglia d'oro di questi giochi del Mediterraneo. Italia, che lo ricordiamo, nell'edizione scorsa, quella del 2013 a Mersin, proprio in Turchia, aveva chiuso al quarto posto. Maione, Skatar, la palla dentro per Pasquale Maione, tiro dai 7 metri. Tutta l'esperienza di Pasquale Maione, l'intesa perfetta con Michele Skatar assieme a Vito Foglio, il trio di maggiore esperienza di questa squadra, gli unici tre giocatori in questa rosa ad aver superato le 100 presenze in maglia azzurra, anzi gli unici quattro, da ricordare anche Demis Radovcic. Errore però dalla linea da parte di Martin Sonnerer. Concediamo un'altra opportunità alla Turchia per restare in partita. E questo poteva essere un gol pesante, quello di Martin Sonnerer, che invece si è lasciato ipnotizzare da Osmussul. Con l'extra player la Turchia che attacca senza il portiere. Ersin, Tinkir va in elevazione. Ersin, poi Tinkir ancora. Nuovamente Ersin, si alza la difesa dell'Italia. Fallo su Ersin, 9 metri. Segnalazione di passivo. Il tiro, il muro da parte di Bulsamini. Il pallone resta alla Turchia che attacca sempre con la segnalazione di passivo. Ersin, la finta, il tiro toccato dal nostro muro, la palla è terminata oltre la linea di fondo, l'ultimo tocco è dell'Italia, ancora attacco Turchia, sempre sotto passivo. Ersin, il sottomano e il pallone parato da Postonia che riesce ad evitare il gol. Possiamo accelerare adesso, andiamo a destra dove c'è Bulsamini. I balli a accelerazione improvvisa, Stabellini, Stabellini, rete di Riccardo Stabellini per il 28-26, si butta dentro tra primo e secondo difensore Stabellini che va a realizzare un gol importante a questo punto della partita, 5 e mezzo da giocare, Italia avanti sul più 2 contro la formazione turca. Ersin, dobbiamo ben guardarci ora da questo attacco turco. Tinkir ancora. Ha ricevuto nuovamente lui il pallone dopo un incrocio. Ersin, è la parata di Postonia, la ribattuta ancora per Bicer che però la butta nella terra di nessuno. E palla fondamentale. Questa riconquistata dall'Italia è un pallone recuperato che vale ancora di più del gol di Stabellini di un attimo fa, del gol del più 2, perché ci permette di arrivare a questi ultimi minuti con relativa tranquillità. 4 e mezzo da giocare, attacco Italia, Skatar. Siamo avanti sul più 2, 28-26. Stabellini. Va dentro Stabellini che ha preso per mano la squadra e va ancora lui a trasformare, a realizzare per il 29-26 più 3. E adesso abbiamo piazzato l'affondo diretto nei confronti dei nostri avversari. Quando più contava, quando più serviva nel corso della sfida. Tinkir, Öztürk. Nuovamente Tinkir, attenzione alla conclusione, arriva la rete da parte di Pelivan.
che va a trasformare Bulzamini. Italia che adesso deve lasciarsi prendere dalla foga. È arrivato un tiro di Bulzamini senza costrutto, e ancora però un brutto errore di passaggio della Turchia, un errore di passaggio che ci permette nuovamente di attaccare con calma. Viene richiamato in panchina Davide Bulzamini con Riccardo Trillini che lo redarguisce dopo l'errore al tiro in precedenza, un tiro forzato quello del terzino destro della nazionale. È rientrato Skatar, si difende in 5-1 la Turchia con Pektas in posizione di centroavanti. Parisini, era stato anzi Stabellini a scaricare, attenzione al contropiede, e la Turchia torna sul meno 1. L'Italia aveva la possibilità di andare al tiro, abbiamo buttato via il pallone però, e ora a 2.5 dalla fine siamo tornati sopra di appena un gol. Abbiamo gettato via 2 delle 3 reti di vantaggio che avevamo accumulato nei minuti appena precedenti. Skatar, Iballi che va in palleggio, regala il pallone agli avversari. Iballi però il suo passaggio non è arrivato a destinazione. Pelivan che però commette una doppia, cambio di possesso. Riconquistiamo palla per demeriti dei nostri avversari questa volta però. Ma possiamo ancora attaccare, time out chiamato da Trillini. 58 minuti e 12 sul timer della sfida, 29 Italia, 28 Turchia, time out Italia. Si torna in campo dopo il time out, 29 Italia, 28 Turchia. Non ci sono variazioni nell'Italia di Riccardo Trillini. Stabellini, Iballi, 1.5 minuti alla fine. Stabellini per Iballi, nuovamente Skatar, il tiro sul muro. Pallone che è terminato oltre la linea di fondo, l'ultimo tocco è della Turchia, possiamo ancora attaccare. Iballi, due pivot per l'Italia, vuole palla Maione, va dentro però Riccardo Stabellini con Pasquale Maione che ha fatto un lavoro oscuro preziosissimo perché ha costruito lo spazio per il compagno, e poi Stabellini ha dovuto solo lasciar partire la bordata. Arriva la rete della Turchia, siamo nuovamente sul più uno con 1 minuto da giocare. Il punteggio e il tempo non richiedono altre descrizioni per dire dell'importanza di questo pallone. Skatar, Stabellini, c'è il taglio di Pivetta come doppio pivot. Iballi, nuovamente Skatar per Martin Sonnerer, è il pallone che ha colpito il palo, attenzione però perché la palla è in mano all'Italia, e abbassa i ritmi e calma gli animi Parisini. È stata una chiamata, un'interruzione da parte della difesa turca con il gol che non viene convalidato. Giocatori italiani che lamentano
un presunto pallone entrato in porta che avrebbe colpito la base interna del palo e non il palo stesso. Il gol non viene convalidato, quindi il risultato resta di 30-29 per gli azzurri. Mancano 30 secondi, anche meno a questo punto, 25, e l'Italia ha il pallone in mano perché la Turchia poi nella ripartenza ha buttato via la palla. Skatar, la finta di Skatar che subisce fallo. 9 secondi, viene fermato il tempo. Dobbiamo gestire con intelligenza questo ultimo pallone. Era una manciata di secondi alla fine della partita. Il tabellone che intanto è fuggito via dalle mani dei cronometristi. 10 secondi da giocare, 29-50 recita il tabellone della Pala Santa Filomena. Fase un po' convulsa della partita. Stabellini, Pivetta, l'Italia ovviamente vuole arrivare anche fino al passivo. Skatar per Sonnerer. Iballi si prende il fallo che ci porta alla vittoria. Italia batte Turchia 30-29 con una buonissima prestazione degli azzurri, in particolar modo nel secondo tempo. Ribaltiamo il 16-14 su cui si era andati all'intervallo in favore dei nostri avversari. Portiamo a casa questa prima vittoria nell'Adriatic Cup, 30-29 il risultato finale qui dalla Pala Santa Filomena. Dunque l'appuntamento per domani: Italia che domani affronta la Lettonia, che invece oggi è uscita sconfitta 29-22 contro la formazione dell'Ucraina. 30-29 il punteggio con cui gli azzurri battono questa sera la Turchia. Approfondimenti e interviste del dopo partita su FIGH.it relativamente a questa sfida, a questa prima giornata dell'Adriatic Cup, e naturalmente anche sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Gioco Handball. Per il momento però dal Pala Santa Filomena di Chieti è tutto. Da Matteo Aldamonte grazie per averci seguiti, appuntamento a domani e buona palla a mano a tutti, alla prossima.